Chiedo, come convinco i miei genitori a comprarmi una moto? Chiedo, mi dai dei consigli per comprare la moto? Come hai convinto i tuoi genitori a comprarmi una moto? Credetemi ragazzi che da quando ho aperto questo canale e da quando soprattutto ho realizzato il video intitolato Tutte le mie moto e come le ho ottenute, in cui vi ho raccontato che mio padre mi ha regalato il cinquantino e unicamente quello, in ogni mio singolo video e nella maggior parte dei miei direct sul mio profilo di Instagram la domanda più fatta in assoluto è appunto relativa all'acquisto della moto e al chiedermi consigli su come convincere i genitori a comprarvi la moto. È un argomento molto delicato e per questa occasione credo che sia giunto il momento di andare a prendere il mio KTM 690 finalmente e risvegliarlo dal letargo, e ne parliamo un pochettino insieme. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video, e mamma mia, guardate qui questo 690, non lo utilizzo da veramente un macello di tempo. So che ogni volta ve lo dico, ma qua a Bergamo succedono cose assurde. Oggi c'è bellissimo tempo, fa un caldo assurdo, settimana scorsa invece sembrava di essere in Alaska. Boh, andiamo ad accenderlo finalmente. No, com'è che si accende, raga? Non mi ricordo più. Scusate, è l'emozione. Damn! Allora, ho cominciato questo argomento dicendovi che è un argomento molto delicato, ed effettivamente lo è, perché con questo video io mi assumerò una responsabilità veramente non indifferente. Chiedo scusa se sentirete un po' di vento nel microfono, ma come non detto, oggi fa caldo ma c'è molto vento. Comincio nel dirvi che ovviamente mi sembra veramente la cosa più scontata di questo mondo: non esiste una formula sicura e precisa per riuscire nell'intento di farsi comprare la moto dai genitori, anche perché molto banalmente, se esistesse a quest'ora saremmo tutti in giro con delle bellissime moto. E specifico pure che quello che vi racconterò oggi si basa interamente sulla mia personalissima esperienza, quindi anche questo non si può generalizzare. Ho suddiviso il discorso di quest'oggi in due grandi macro argomenti, diciamo: i problemi da una parte e le possibili soluzioni dall'altra. Partirò nel raccontarvi la mia esperienza e nello spiegarvi che nemmeno per me è stato particolarmente semplice convincere i miei genitori a prendermi un cinquantino, così come è stato complicato, forse addirittura più complicato, convincerli ad avere, perché poi loro non hanno contribuito direttamente nel farmeli ottenere, un 125 due tempi e un 690, che sono notoriamente delle moto molto potenti e quindi anche molto pericolose. Allora, uno che sta nella corsia di mezzo e va a 15 all'ora non è del tutto normale. Perché vi dico che nemmeno per me è stato particolarmente semplice? Perché entrambi i miei genitori, nonostante avessero entrambi una moto o comunque uno scooter, non sono mai stati troppo convinti per un discorso prettamente legato alla sicurezza. E qui entrano in gioco le problematiche, una delle quali, che fortunatamente non era il mio caso, è il prezzo. Come tutti sappiamo, comprare una moto non è una cosa che si fa con uno schiocco di dita, ma soprattutto, che è l'errore che fa moltissima gente, la difficoltà non è comprare la moto, ma è riuscire a mantenere la moto. Come sapete, ovviamente bisogna pagare benzina, olio nel caso in cui fosse su un due tempi, comunque manutenzione che si fa o da casa, che comunque costa, oppure da un meccanico, che costa ancora di più, bisogna pagare l'assicurazione. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che veramente vanno a far costare molto un bolide, quando con costo appunto non intendo il prezzo della moto in sé. E questo è un problema perché moltissimi ragazzi della mia età o anche più piccoli danno per scontato che per i genitori sia dovuto spendere qualche migliaio di euro su una moto. Quindi ovviamente io ora non posso entrare nello specifico, perché ognuno avrà la sua storia da questo punto di vista. Come prima cosa, se volete una moto, interrogatevi sulla questione costi. La mia famiglia si può permettere di comprarmi una moto? Si può permettere di mantenere la mia moto? Io che avrò la moto, avrò il coraggio, la voglia, la pazienza di stare lì tutte le volte a fare manutenzione, di stare a mantenerla bene? E sembra una stupidaggine, raga, ma vi posso assicurare che se tenete una moto male e poi dopo andate a farla sistemare, andate a pagare 4 volte tanto quello che avreste pagato se ve la foste mantenuta normalmente, come tutte le persone normali. Se la risposta è sì, allora si passa alla seconda problematica, che è ovviamente legata alla responsabilità. Anche qui la cosa è molto soggettiva. Ci sono ragazzi molto responsabili, ci sono ragazzi molto irresponsabili. Questo dovete ovviamente analizzare voi stessi, farvi un'analisi di coscienza e soprattutto mettervi nei panni, questo ve lo dico per esperienza personale, dei vostri genitori, e pensare: secondo i miei genitori io sono una persona affidabile?
Sono una persona che se venisse messa in sella a due ruote, secondo i miei genitori, sarebbe in grado di fare tutto con coscienza, sarebbe in grado di non fare stupidaggini, di regolarsi. Ma raga, che traffico c'è? Quindi, se molto banalmente, voi quando siete andati a chiedere ai vostri genitori di comprarvi una moto, gli avete detto: mamma, papà, mi comprate una moto così vado ad impennare in zona industriale, gratto il codino, mi rompo la schiena e mi diverto come fanno tutti i miei amici? È ovvio che con un discorso, una conversazione del genere, i vostri genitori vi ridano in faccia e vi dicano: no, non te la compro, non te la comprerò mai. Questo non significa nemmeno che voi dobbiate fare buon viso a cattivo gioco, dire: mamma, papà, compratemi la moto, andrò a 10 all'ora tutti i giorni, per poi farle cagate. Bisogna anche sapersi equilibrare. E qui si parla di responsabilità, che a 14 anni magari non è troppa, però un briciolo se ne dovrebbe avere. Quando io mi ritrovo davanti ad una situazione nella quale devo prendere una scelta e nella quale devo convincere qualcuno ad aiutarmi in questa scelta, mi metto sempre nei panni di quella persona e penso: perché quella persona dovrebbe dirmi no, non ti prendo la moto, e perché dovrebbe dirmi sì, ti prendo la moto? Mettendomi nei panni dei miei genitori, inevitabilmente devo prendere in considerazione il fatto che i genitori, normalmente si spera, ci tengono particolarmente ai propri figli, e quindi ci sta se vi mettete nei loro panni che loro cerchino di non comprargli la moto, perché ti togli una responsabilità che è quella di dire: ti prendo la moto, poi se ti fai male è responsabilità mia perché sono stato io a prendertela, e nel caso in cui dovessero aiutarvi loro a sostenere i costi, si tolgono anche un'altra problematica che sicuramente non è poco importante. E sfido chiunque a pensare un indomani davanti ai propri figli che vi chiederanno: posso avere una moto, a dirgli sì così di getto senza nemmeno rifletterci, anche se siete la persona più appassionata del mondo di questo settore e tutto quello che volete. A proposito di costi, il discorso che vi ho fatto un attimo fa sui costi, sui prezzi, è una cosa che vi ho detto perché quando parlo con amici, quando parlo con qualsiasi persona che io conosca che ha una moto, salta fuori davvero spessissimo, ovvero: se i miei genitori non mi comprano una moto, allora me la compro io. Questo è quello che dice un sacco di gente, che hanno fatto anche i miei amici, che chiaramente non tutti hanno la possibilità di dire, visto che al giorno d'oggi guadagnare soldi non è facile e sicuramente altrettanto non lo è per ragazzi della mia età. Ma che è un discorso, raga, che davvero dovete prendere con le pinze, perché se voi vi potete permettere di prendervi la moto, innanzitutto non fate felici i vostri genitori, perché se prima non volevano prendervela e magari il loro problema non era esclusivamente legato ad un fattore economico, non li fate felici. Cioè, non pensiate che risolverete il problema in questo modo. Cercate di far capire ai vostri genitori che la moto e il mondo dei motori è una passione, così come lo sono tantissime altre. A vostro padre, a vostra madre può appassionare magari la moda, per esempio, e non c'è nulla di male se a voi al posto che la moda interessi il mondo dei motori. Fate capire ai vostri genitori che se avete una passione è giusto che voi abbiate la possibilità di rincorrerla, ovviamente nel limite del possibile. Ma soprattutto la cosa che serve più di tutte per convincere i genitori a comprarvi la moto e per avere una moto nel vostro garage è la pazienza. Fine, raga. Cioè, il discorso è molto semplicemente e banalmente questo: se siete pazienti, se dimostrate ai vostri genitori che si possono fidare di voi, che siete persone responsabili e che vi accontentate anche di scoprire questo mondo senza estreme pretese, sono sicuro che con molta pazienza, con molto tempo, riuscirete in un modo o nell'altro a convincerli. E qui, raga, salta fuori la negoziazione, youtuber, fattura! Nel frattempo faccio fatica, giuro, a parlarvi perché c'è un odore di cacca qui tra i vari campi che ci sono. Io sono praticamente arrivato nell'azienda, quindi direi che parcheggio la moto e ci vediamo al ritorno. 2 hours later. Ok, abbiamo finito. Raga, io vi sto per portare un video tosto, che poi, come vi anticipavo, preannuncerà l'inizio di una nuova serie. Questo video qua è bello, 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 sono proprio gasato. È una cosa bella, unica, poca gente la fa in Italia. Mi piace, sono proprio soddisfatto. Mamma. Che bestia, raga. Mi state chiedendo in tantissimi quando uscirà il prossimo episodio della serie della lavorazione dell'H&M. Non preoccupatevi, raga, perché uscirà prestissimo. E a proposito di moto, raga, con questa qua, ok, che non la uso da molto, ve lo continuo a dire e ve lo dico praticamente ad ogni inizio video, ma non vado a fare un giro vero e proprio con delle belle curve dove apriamo un po' di più il gas da, credo, 2 mesi. Non lo so. Hehehehe
Quindi ragazzi, io sono appena tornato a casa, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando, ci tengo tantissimo con un commento qui sotto, se voi avete già convinto i vostri genitori, come avete fatto, non so, raccontatemi le vostre esperienze con un commentino. Mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram, il mio profilo è eddianno, come al solito, guai a chi non mi segue, ed iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Noi ci rivediamo in un prossimo video e adios. Yeah.